Come ha annunciato, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha denunciato l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. L'ex capo del Dicastero è dunque passato al contrattacco nel caso scoppiato a fine agosto che ha portato alle sue dimissioni. La denuncia è arrivata sulla scrivania dei magistrati della Procura di Roma. Gli inquirenti procederanno alla formale apertura del fascicolo e all'iscrizione nel registro degli indagati dell'influencer di Pompei. Per Silverio Sica, legale di San Giuliano, il suo assistito è stato oggetto di pressioni illecite da parte della donna. Per questo si è ipotizzato che nella denuncia poteva essere visto il reato di tentata estorsione. All'esposto, aveva dichiarato il penalista nelle scorse settimane, allargheremo una serie di documenti che dimostrano l'assoluta correttezza della condotta del mio assistito. Il procedimento viaggerà in contemporanea con quello attenzionato dal Tribunale dei Ministri in cui San Giuliano è indagato per peculato. Intanto a Napoli inizia con la giornata di feste la buona parola di San Gennaro, che ha ripetuto il miracolo, il G7 Cultura in una città blindata per garantire la sicurezza. Alla vigilia dei lavori, in occasione del miracolo del santo patrono di Napoli, davanti al Duomo si è svolta la protesta degli attivisti della campagna contro l'overtourism Resta Abitante, che hanno esposto un gonfalone con sopra ricamata la richiesta di intervento del patrono.